Buonasera ragazzi, buonasera. Eccolo subito, Pali, non sento nulla. Non parla, non parla il vostro dio. È normale che non senti nulla, eh. Cioè, io vi faccio sentire solo quando dovete sentire. Buonasera ragazzi, buonasera. Come state? Come state? Come state? Un po' spammo, va, vi spammo un po'. Vi spammo un po', vi spammo un po'. Sì, stavo mangiando, è ovvio che stavo mangiando, la fra... che domande fai? Io mangio a tua differenza. Sì, ho bevuto l'acqua, l'ho bevuta. Infatti ho pure un'altra bottiglia d'acqua qua perché mh, quando parlo con voi devo bere. Infatti sto bevendo. Tu hai mangiato, hai bevuto tu, che ormai sei deperita. Ajir Che cos'è Ajir? Che è Ajir? Hai visto Ajir che partiva qua, eh, non so se ho messo in automatico. Io mangio sempre, ma dove? Eh, ma non mi vuole... Eh! Palle, infatti, fai bene a non volerla. mangia mangia no carino tu non mi vuoi ma eh, mi sto perdendo con chi ah io non ti voglio ok e chi ci azzeccava palle Perché nemmeno lui ti vuole, giustamente. <ride> sì, sì, quando faremo 100 spettatori la metteremo in enigma a lei. In chat, ovviamente. Che in alleanza. Faceva il culo. Ma chi? Quando? Dove? Perché? Allora, allora, allora ragazzi, allora, un po' di casini, un po' di casini, molti casini. Vediamo un po', vediamo un po'. e addirittura c'è pure Marco Bovo che è successo Marco Bovo? allora allora allora, allora. e questa cosa non finisce più vabbè ah boh, nel frattempo bevo ragazzi c'è un, un bel po' di cose da, da discuterne da discuterne non puoi, devi tenermi in, in sovraimpressione fisso sempre e mi devi ascoltare e guardare Allora, la prima cosa da fare, devo assolutamente Aprire i campi Ok, uno ce l'abbiamo siamo tolti Ragazzi le imprese di oggi, che sono uscite oggi, le dovete fare, ovviamente Cioè, sia questa qua che dà Il tonico agli scudi E sia ovviamente la mascherata, fin quando riuscite a fare Più riuscite a fare, meglio è Io però devo fare Assolutamente Devo aprire i campi, però non vi vedo molto attivi ragazzi, eh? non vi vedo assolutamente attivi. Ma siete tutti a pranzo? Tutti che state ancora mangiando? Diamoci la pubblicità, perché giustamente la pubblicità è importante, fa girare l'economia. Ok, vediamo che cosa ci dà. Cosa ci dà? Bellissimo. Ho trovato il costume dell'XU Buono. Vedi, dici che non trovi mai niente, trovato addirittura anche il costume dell'XU Che vuoi di più? Ho fatto pure la rima. Allora, devo aprire il campo. Due campi. Due eroi e due eroi, giusto? siete pronti ma. ma io se faccio così così cosa ma vacca ma vacca vuol dire ma vacca uh, dove so perché non posso più farlo 大叫。 Ok, c'è il sondaggio, ragazzi, votate il sondaggio cortesemente. Votate, ragazzi, votate, avete 5 minuti di tempo. Poi non vi lamentate, eh? cioè, se no i campi non li apro. Nel frattempo vediamo un po' cosa c'ho da fare qua. Oh, quasi quasi mi farei una chiamata della truppa epica. Bah, testiamo un po' il, il terreno, vediamo se esce qualcosa di non utile. E infatti, buono, buono, si mangia pure questo. Eroi, ma sono messo bene. Perché non ci stanno sopra i calzoni. allucinante, allucinante, il Parma vince un rigore di Cuc cucchia e ce l'ho contro a Fantacalcio, ma come si fa? Ma chi cazzo è cucchia che tira i rigori? Ma stiamo scherzando? Ma stiamo sul serio scherzando? Ma chi è? Che vuole? Ma come si fa ad avere così tanto culo? È successo una cosa strana. Ma ah, il gol l'hanno segnato a Milinkovic e Savic di ieri. Ho proprio visto il gol. Grandissimo, l hanno segnato il gol a Milinkovic e Savic. Ora si ragiona. Eh, stanno ancora votando le persone. Eh, cioè, non è che. Voti due, eh, ne ho votato tutti. Eh, ci vuole calma e sangue freddo, diceva un poeta. Ragazzi, giusto per uh, l'attesa, ehm, vi faccio notare la nuova funzione beta. Che hanno introdotto per tutti, ovviamente. Nel, nel, nel gioco hanno messo le formazioni di fantacalcio Formazioni, potete scegliere la vostra difesa. È valida esclusivamente per i raid al momento ed è solo una funzione che durerà un mese come test globale poi se cambieranno, cambieranno, possono anche cambiare qualcosa e come vedete si può fare solo ed esclusivamente dall'Accademia degli Eroi, dovete avere almeno ehm, l'Accademia degli Eroi a livello 1 e avrete questo, questa cosa qui. No, ma tutti ce l'hanno, la fra. Tutti, questa non è una, funzione, una, una funzionalità della beta, è una funzionalità beta, però nel gioco normale. Anche tu ce l'hai, però devi eh, avere l'Accademia almeno a livello 1 per vederla. Facendo così, si modifica la vostra difesa. Potete scegliere la vostra difesa in una posizione diversa dal solito. C'è questa che è quella normale, poi c'è quella invertita, poi c'è la doppia, che sarebbe 2 avanti e 3 dietro, e poi c'è la doppia invertita, 3 avanti e 2 dietro e devi fare la richiesta, la fra per accedere alla beta, e, devi, e devono accettarti comunque, eh, questa cosa qui cosa comporta? comporta ovviamente una disposizione dei eroi diversi e secondo me è una funzionalità veramente figa se la fanno per bene perché potrebbe cambiare molti ride perché ormai i ride sono diventati pure abbastanza monotoni. E questa cosa qui può influire eh, anche sulle, sui vari eroi. Che magari qualche eroe diventa un attimino più performante in una difesa fatta diversamente. E sarebbe divertente anche. Introdotto in una guerra, magari una guerra in cui ci sta qualcuno che gioca una difesa normale, uno, qualcuno con la difesa doppia, qualcuno di doppia invertita, che magari rende un po' i raid diversi. Anche una guerra potrebbe influire tantissimo. E ovviamente, ora come ora, se voi andate a sfidare qualcuno della eh, giusto per far vedere qualcuno della vostra alleanza, potete anche sfidarlo. Uh, come notate, sotto la scritta della squadra di difesa c'è scritto che, for che tipo di formazione ha, uh, ha messo il, il player. Lo stesso vale per i ride. Se vuoi andare a cercare un avversario, qualunque tipo di avversario vi dice che formazione ha messo. Lo allora, notate qua sotto. Uh, quindi il voto è stato vinto, ha vinto sì casualmente, chissà come mai ha vinto il sì, ma andiamo a vedere però i, 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 i risultati, voglio vedere i risultati, c'è stato un voto, cioè se, 4 voti per sì, un voto per il no e un voto anche per la frana. non mangia, vabbè, quindi è stata votata, il popolo ha deciso che devo fare le, le chiamate. Allora, ragazzi, facciamo queste due chiamate da questo campo qui subito. Brienne e Prisca. Giustamente, vediamo se continuano ancora i tre stelli dai campi. E Gunnar e Azar. Grandissimi, ragazzi, grandissimi. Oh, non portate un po' di fortuna voi, eh. Cioè, ma perché mi è uscito Miki? Usciamo ste merda in eterno ora. Vabbè ragazzi passiamo subito al clou della serata, dei... parliamo un po' dei costumi. Allora, io l'altra volta quando sono usciti il mese scorso i costumi nuovi non, non ho fatto la diretta quindi non ne ho parlato, quindi eh, andrò a parlare di tutti i costumi che sono usciti il mese scorso, o meglio quelli che mancavano per completare tutti gli eroi della stagione 1, perché come sapete ora come ora... Tutti gli eroi della prima stagione hanno un costume. Quindi farò quelli che mancavano, che non abbiamo mai parlato e ne parleremo. De devi farmi una cosa va Vabbè, ho capito, voglio entrare io, tu la fai. Va buono. Poi la facciamo, sta cosa. Tanto non ti accettano, devi avere la raccomandazione. Allora, 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 partiamo. Ma no, sono mezzo solo per trovare gli eroi. Allora, partiamo dai gialli. 3 stelle, ovviamente, partiamo. Partiamo da Dawa. Eh, Daua praticamente ovviamente questa è senza costume col bonus costume, ovviamente attivo, e questa col Costume, come vedete, i valori base sono comunque aumentati rispetto a una dawa normale. E ci troviamo che ha un ottimo danno tessera, soprattutto col costume, una buona difesa e una buona salute. Senza il costume, rimane ovviamente un medio che attacca semplicemente tre bersagli, anche se il danno per un 3 stelle 210%, un bersaglio è. I e danni minori ai due vicini non è proprio uh, malvagio come danno mentre invece col costume secondo me diventa un eroe già un po' più appetibile perché perché diventa praticamente un, uh, un biorn giallo che cosa fa daua infligge 200% di danni al bersaglio e infligge, e infligge 230 quindi di più rispetto al, al primo a un nemico a caso e infligge danni extra se il bersaglio che colpisce col secondo attacco è un bersaglio oscurità, ossia viola. Quindi è praticamente l'alter ego di Bjorn. Con un ottimo danno d'attesa, ripeto, una buona difesa e una buona salute. Diciamo che ora è diventato un eroe che può essere già migliore, è stato migliorato tantissimo secondo me da come eroe. Però non, non eccelle secondo me Un po' come Bjorn per i Viola Ci sono eroi che sono migliori Quindi per me rimane un eroe da alzare però con riserva Almeno ora è da alzare con riserva Perché comunque ci sono eroi superiori um, a lei Un altro eroe è il 3 stelle un altro 3 stelle giallo che è Ganju il mitico panda, eccolo qua. Questi sono Questo ovviamente l'eroe eh, normale con eh, il bonus costume. E questo ovviamente è l'eroe col costume. Ha ah, un buon danno tessera, perché comunque il danno tessera è, è aumentato un po'. Pochissima difesa, come vedete, poca difesa. E però ha tantissima salute, un'ottima salute. È un rapido che attacca il singolo bersaglio e gli toglie il mana, senza costume. Col costume praticamente fa la stessa cosa, soltanto che da 270% di danni passa a 220% di danni, eh, però da 25% di mana che gli riduce al, al bersaglio, ne riduce al 40% il mana del bersaglio, che è un bel po' di differenza. La pecca qual è? È che... È usabile in attacco come alternativa a Bane, secondo me. O se avete bisogno di eroi comunque rapidi, magari avete tanti eroi medi e lenti, avete bisogno di un altro eroe rapido, se non volete usare un secondo Bane, magari Gangu può essere interessante. Però secondo me è ancora un pelino sotto sia Bane sia ad altri eroi e quindi io lo metto come non, da non alzare. Per me non è un eroe, continua ad essere un eroe da non alzare Anche se è migliorato rispetto al, all'eroe standard Sarei più propenso ad utilizzare una dawa che mi fa una cosa diversa rispetto a un ganju Anche così Poi il terzo eroe giallo, tre stelle che hanno aggiunto Se lo trovo Meglio se lo trovassi, se lo troverei B, Kailani, eccola qua. Kailani. Kailani invece è un eroe che eh, migliorò un bel po' con l'avvento del costume. Questo è l'eroe di base eh, con il bonus del costume, e questo è l'eroe col costume. Ha un buon danno tessera. Uh, una ottima difesa e un'ottima salute. Rimane comunque un eroe lento in entrambi i casi è un eroe prettamente difensivo rispetto ad altri eroi un po' più da utilizzare più in attacco, uh, nonostante che abbiano aumentato un po', po l'attacco. Però, qual è la caratteristica? Che se prima oltre a condividere i danni eh, subiti da tutti gli alleati, tutti gli alleati ricevevano il più 63% di difesa, quindi era uguale a Gunner, col costume condivide sempre i danni di tutti gli alleati. Però tutti gli alleati ricevono il più 50% di attacco. Questo fattore qua influisce tantissimo anche sull'utilizzo di questi eroi in attacco. Perché avere un più 50% di attacco a tutti gli alleati è eh, tanta tanta roba. Mentre invece, in difesa, secondo me la, la soluzione ideale è sempre questa. Con dei valori aumentati un bel po', è tutta un'altra storia. Diciamo così: molto più resistente, in più se parte, difficilmente si, si riesce a, a buttare giù la squadra tanto facilmente. Quindi, diciamo che eh, per me è un eroe che rimane da alzare con riserva come era prima, perché ci sono comunque eroi migliori, perché. Ripeto, questo è un eroe prettamente difensivo quindi nei tornei raid soprattutto viene utilizzato, oppure una forzatura potrebbe essere quella di utilizzarla anche in attacco col costume col più 50% di attacco. È veramente tanta roba. Però ripeto: ci sono eroi migliori rispetto a lei che vanno alzati a cui va data la precedenza rispetto a lei. Andiamo a cercare il prossimo 3 stelle. Qui. qui in chat c'è una fan la fan numero uno di questo il suo preferito dicono dalla regia dove sta? Scomparso lo troveremo ragazzi lo troveremo lo troveremo forse non ho fatto tutto il giro fede il giro Eccolo qua. L'eroe preferito di Pimpi. È il più scelto da Pimpi. Più volte l'ha ricevuto e più volte l'ha adorato come eroe. Allora, gli hanno aumentato un po' il danno tessera. Come vedete, soprattutto senza costume, con il bonus costume, 490 di danno tessera è veramente un bel danno tessera. Una difesa che senza costume rimane comunque bassa, è un'ottima salute mentre col costume diciamo che gli hanno abbassato un po' l'attacco e hanno diminuito eh, no, scusate, hanno diminuito l'attacco e hanno aumentato un po' la difesa rendendolo un attimino un po' più equilibrato come eroe la sua speciale rimane ovviamente medio senza il costume infligge 225% di danno al bersaglio e cura l'eroe del 50% di danni inferti mentre invece i, 200, I 225 si trasformano in 235 di danni al bersaglio Però l'eroe è immune a nuovi disturbi per tre turni E questo effetto non può essere annullato E l'eroe riceve il più 50% di attacco per tre turni Diciamo che col costume è un eroe che effettivamente migliora Perché non è solo un medio che attacca e recupera un po' di energia Che è relativamente poco l'energia che recupera per essere un 3 stelle ovviamente eh, mentre col costume non solo attacca e attacca comunque più forte con più danno, però ovviamente si abbassa l'attacco, quindi di conseguenza la differenza non c'è praticamente. Eh, comunque attacca un solo bersaglio per essere medio. però lui stesso diventa immune ai nuovi disturbi per tre turni, quindi già è una cosa in più. E eh, quello che ha perso con l'abbassamento d'attacco lo recupera col più 50% di attacco. Che fa diventare questo eroe un pelino migliore rispetto a come era prima. Il problema è che secondo me rimane, nonostante tutto, nonostante sia migliorato tantissimo, rimane indietro rispetto ai tanti blu che ci stanno in giro e quindi per me è da non alzare. Andiamo avanti. Hanno messo parecchi blu 3 stelle, hanno aggiunto, che mancavano. Anzi, ah, voi se avete domande, perplessità, curiosità, quant'altro, chiedete pure. E poi vabbè, la lupa è diventata un procione, questo è vabbè. vabbè facciamo valle, no? Poi troviamo il resto. Allora Valen, questo è l'eroe senza il costume Con il bonus ovviamente costume, vi ripeto sempre E questo invece è l'eroe col costume Hanno aumentato il danno tessera anche a lui Soprattutto senza costume 502 di danno tessera, un bel danno tessera Cioè una buona difesa e una buona salute uh, Lui e Ulmer in pratica sono praticamente la stessa identica cosa Perché che cosa fanno? Lui è rapido e infligge 300% di danno al bersaglio e il bersaglio riceve meno 34% di difesa questo senza costume mentre col costume aumentano un po' i danni da 300 passa a 335 però ovviamente si abbassa l'attacco per renderlo equilibrato e l'eroe riceve il più 54% di attacco per 6 turni quindi quello che perde lo recupera se non molto di più però non, perde abbassa, cioè non, non abbassa la difesa a quello che colpisce ma aumenta il suo di attacco quindi diciamo che un eroe Um, rapido che può essere un abbattitore di difesa o un potenziatore per se stesso ma secondo me nonostante sia comunque un eroe un altro eroe che è migliorato con l'avvento del costume ci sono altri eroi migliori sotto il mio punto di vista e quindi per me Valen rimane uno da non alzare Ora arriviamo al clou del clou dei blu Se lo troviamo Ulmer Ragazzi come vedete già dalla Dalla carta L'eroe Questo è l'eroe col costume maxato E questo, questo è l'eroe senza il costume Ma col costume maxato E lui è l'eroe col costume La differenza qual è? È che gli hanno già Era alto il danno tessera che aveva Ulmer gliel'hanno reso praticamente altissimo <ride> 554 di danno a tessera è veramente alto ed è il miglior danno a tessera tra i blu 3 stelle ha poca difesa per forza di cose è una buona salute è lento e infligge 116% di danno a tutti i nemici e tutti i nemici ricevono meno 34% di difesa mentre invece col costume... Non è altissimo il danno tessera, però rimane un danno tessera alto, 522. Ha più difesa rispetto a quello senza costume, e ha anche più salute. Quindi, diciamo che è un po' più equilibrato come eroe. Infligge però 145% di danni a tutti i nemici, quindi un danno, un danno della speciale più, più alto rispetto a quello senza il costume. Però la differenza qual è? Che tutti gli alleati ricevono il più 48% di attacco, mentre col costume ricevevano l'abbassamento di difesa ai nemici. Questo cosa comporta? Comporta che fanno diventare Ulmer, già che era il mio preferito, assolutamente, senza ombra di dubbio, per essere un. Uno che ha danno essere elevato è un abbattitore di difesa. Secondo me va alzato senza nemmeno pensarci su. In più, cosa, cosa succede? Dato che ci stanno anche altri abbattitori di difesa, o nella fattispecie magari non serve un abbattitore di difesa, avete bisogno che l'eroe faccia, faccia più danno e aumenti l'attacco degli alleati. Ulmer col costume è praticamente quello che vi serve. Quindi, avendo un costume che è decisamente ottimo come costume, in più con l'aumento del bonus, già partendo da una base che per me Ulmer è uno dei migliori tra i tre stelle, ragazzi va alzato, senza ombra di dubbio, senza pensarci troppo. I rossi 3 stelle, dove state? Dove state? azzar già c'era, eh, cioè più tempo per trovarli. Eccolo, Janjir. Questo è Janjir normale e questo è Janjir col costume. Ovviamente quello normale ha il bonus del costume maxato che vi ricordo ovviamente il bonus e il costume maxato cosa consiste nell'aumento dell'attacco del 5%, difesa 5%, salute 10% e bonus mana un altro, ulteriore del 5%. Gian finalmente è diventato un eroe che ha un ottimo danno ad essere sia col costume sia senza costume, ha una buona difesa e ha relativamente senza costume poca difesa, col costume ha un po' di, eh, scusa, di salute. Ha un po' più di salute, però ne perde di quel poco in più di trattacco e difesa. L'eroe costu senza costume infligge 145% di danni a tutti i nemici e tutti i nemici subiscono 120 danni da ostione in 6 turni, mentre invece col costume infligge di meno 115% di danni a tutti i nemici, ma tutti i nemici subiscono 156 danni da ostione all'arco di 4 turni. Quindi, cosa è successo? È successo che eh, col costume, cioè senza costume, fa più danni però subito però fa meno danni nel tempo anche se la durata è più lungo è più lunga la durata mentre invece qua col costume Jangir eh, fa meno danni a tutti i nemici però fa più danno d'austione in meno tempo rispetto a prima è diventato un eroe che può essere preso in considerazione perché con il suo danno d'essere attuale, col costume ovviamente, eh, Maxato, col danno d'essere attuale diventa già un eroe che se la può com combattere con gli altri tre stelle, che ci sono un sacco di tre stelle rossi che hanno attacco stratosferico, lui infatti veniva come seconda scelta proprio per quel motivo lì ossia che non avevano un, buona, un buon danno tessera mentre invece con l'attacco che gli hanno aumentato di questa portata è diventato già, è diventato già un po' più eh, utile potrebbe essere preso in considerazione da qualcuno che non riesce ad avere altri eroi magari dice beh alzo Janjir e stiamo lì ma in realtà eh, secondo me ci sono troppi eroi che sono più o meno sullo stesso livello che sono rapidi che hanno delle abilità che sono particolari ad alcuni molti anche migliori quindi per me Gianji rimane comunque un eroe da non alzare però a differenza di prima dato che è migliorato può essere preso in considerazione di più rispetto a prima ma rimane da non alzare andiamo con l'ultimo dei tre stelle Nashgar e come vedete, il discorso che facevo prima, anche Janjic è arrivato quasi allo stesso danno tessera che c'ha Nashgar, 5.39, 5.67, però qual è il problema? Il problema è che è rapido, che infligge un danno assurdo sul bersaglio che, 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 che trova, quindi è una cosa... Grazie Rubapalma, grazie per il Prime, per l'abbonamento, grazie mille. Lo dicevo che Nashgar eh, in confronto per esempio a Jangir co cos'è la parte migliore diciamo, di, di Nashgar? Il fatto che è un rapido che attacca un avversario e nel 70, 80, 90% dei casi lo butta pure giù, ovviamente parlo per avversari più o meno alla, alla sua altezza. La differenza è che ha comunque meno eh, difesa, ha più o meno la stessa salute e ovviamente attacca uno solo invece che gli altri però è anche vero che col costume il suo danno tessera schizza alle stelle, praticamente alle stelle, arriva a 567 di danno tessera è un danno tessera ehm, assolutamente da, da fare, cioè da avere, da sfruttare, ed è molto molto superiore a quasi tutti i 3 stelle, Se non mi sbaglio non c'è nessun 3 stelle che arrivi a 567 di danno tessera quindi è un eroe per me che già prima era da alzare, però non, cioè potevi avere l'alternativa come per esempio una Mage, Rudolph, che poteva essere un'alternativa un a Nashgar. Ora come ora, col costume, secondo me Nashgar è un pelino sopra di loro. quindi per me è eh, da alzare assolutamente. Un mese Power, un mese Slim Dog. Teca, un atteggiamento da dovere <ride> non ti distrarre ti ringrazio ruba allora allora allora, allora. andiamo avanti ragazzi abbiamo finito i tre stelle seguiamo con i quattro stelle ecco. ora arriviamo a un altro eroe che un'altra persona in questa chat adora eccolo qua è Michael Jackson dei poveri anche qua se sembra ricco. Sì, infatti. Allora, questo è l'eroe. Senza costume col costume ovviamente maxato. Questo invece è l'eroe col costume. Cosa è cambiato? Praticamente poco e nulla dall'eroe di base uh, perché um, diciamo che uh, il danno tessera. Era già basso, l'hanno aumentato un po', però rimane comunque poco danno. Tessera, ha comunque un'ottima difesa. E ha un'ottima um, grandiosa <ride> per dire salute, e quindi di conseguenza rimane comunque un eroe difficilmente da portare in attacco. Che difficilmente, almeno per come sono io, per come gioco io, difficilmente porto in attacco è più un eroe secondo me da difesa o per resistere di più quando si va in attacco. Uh, la differenza tra i due eroi col costume e senza costume ora come ora qual è? È che l'eroe senza costume dà a se stesso e ai suoi vicini il contrattacco del 125% per 5 turni, mentre invece col costume tutti gli alleati contrattaccano ma solo con il 60% dei danni subiti per 4 turni. Buonasera Carl, Lafra è sì, l'eroe preferito di Lafra ehm, Diciamo che per me, come stesso discorso che fece ai tempi con Boril Come stesso discorso che ho fatto sempre che per Sipran Per il mio modo di giocare è un eroe da non alzare Io infatti non l'ho mai alzato nel, nel Boril perché non, non è nel mio stile di gioco Preferisco attaccare che subire, in difesa purtroppo si arriva a un certo punto. Ed eroi come questo, anche se hanno veramente tanta difesa salute, per essere dei 4 stelle, sono praticamente ci sono dei 5 stelle che hanno meno difesa salute rispetto a, rispetto a loro. Lui e rispetto anche a Boril. Però per me sono eroi che non ti danno un vantaggio a metterlo in difesa. Io spesso e volentieri li utilizzo tranquillamente come sacco da box perché anche col contrattacco io comunque gli faccio un danno. Se qualche avversario è a poco di danno, io me la posso anche rischiare. Oppure mi conservo il curatore, oppure mi porto qualcuno che gli toglie l'abilità speciale. E l'eroe non serve praticamente a nulla, per come la vedo io. In attacco difficilmente lo posso usare per il semplice fatto che il danno tessera veramente basso. Quindi per me rimane un eroe da non alzare. Poi c'è chi come la fa, preferisce eh, utilizzarlo, lo, lo utilizza e si trova anche bene. Però, eh, ragazzi, il mio parere è questo. Mentre invece passiamo al secondo 4 stelle viola. Che dovrebbe essere la sorella <ride> di, di Sifran. Sabina. Sabina è il curatore più sottovalutato della storia del gioco probabilmente. Anche perché ci sono due curatori Viola 4 Stelle sono Ricard e Sabina. La maggior parte dei casi, la stragrande maggioranza dei player preferiscono Ricard e Sabina e invece, io vado sempre controcorrente per me, sempre stata la migliore Sabina rispetto a Ricard e ora col costume come vedete anche dal danno tessera Sabina rimane una spanna se non due spanne sopra Ricard per il mio modo di giocare ripeto queste sono sempre valutazioni per me come la penso io poi ci sono altri stili di gioco altri modi di giocare altre idee nessuno vi obbliga ovviamente a seguirmi eh, o a fare le mie stesse scelte anzi il Gioco è figo perché proprio ognuno può fare una scelta diversa e sfruttare il gioco e gli eroi in modo diverso. Andiamo a parlare di Sabina, perché Sabina gli hanno aumentato veramente tanto il danno destra 733 742, di qua. gli hanno aumentato anche un po' la difesa e la salute è diventata un, un eroe che, che ha una ottima per essere un 4 stelle eh, difesa. Però, anche se gliel'hanno aumentato un po' la salute, non è proprio il massimo. Diciamo che ha una buona salute. L'eroe normale è un curatore standard, diciamo cura immediatamente il 42% di tutti gli alleati e rimuove le magie benefiche degli, de, de, ai nemici quindi è un disperditore mentre invece col costume, cosa succede? Che tutti gli alleati recuperano 609 HP nel corso di tre turni quindi diventa un curatore. A turni per turni diciamo così tutti i nemici sono immuni alle nuove magie benefiche per tre turni e rimuove le magie benefiche da tutti i nemici. Che vuol dire? Vuol dire che non solo rimane un curatore, ehm, però per turni rispetto a prima, non solo gli si lascia il fatto che rimuove tutte le magie benefici e benefiche dai nemici e quindi è un disperditore, ehm, Inoltre viene aggiunto che tutti i nemici sono immuni alle nuove magie benefiche per tre turni, quindi tutti i nemici che vogliono attivarsi dei bonus per tre turni non possono se è partita Sabino. Quindi è un ulteriore eh, miglioramento secondo me sotto certi aspetti dell'eroe di base, perché ok non cura immediatamente e per me non è un, proprio un vantaggio nettissimo è anche vero come ho detto pure ieri alcuni eroi che curano nel tempo sono probabilmente migliori di quelli che curano immediatamente Tuttavia, per come gioco io preferisco più quello che mi cura direttamente e basta senza tanti problemi anche perché vi ripeto che il, il, il recupero di tempo eh, cioè nel senso che il, il recupero di energia nel tempo Può essere comunque rimosso da... come, come se fosse un bonus Praticamente E quindi magari mi cura solo il primo turno E il secondo turno me lo tolgono Ciao Marv Buonasera Preso oggi Sabina Costumata a burti. <ride> allora per me Sabina eh, Torniamo al, al Noccio della questione Secondo me è un eroe da alzare, da utilizzare soprattutto in attacco perché, ovviamente, in difesa non è proprio il massimo come resistenza. Eh, anche se molti si lamentano del fatto che anche in attacco non resiste molto, però quella è soggettiva come, come idea, eh, perché più o meno gli eroi che... con cui si confronta lei, più o meno, sono simili come difesa salute, quindi cambia poco come resistenza. In difesa, sì, è assolutamente deboluccia come difesa cioè come mh, quando le si mette in difesa ma in attacco secondo me è un portento io la utilizzo, l'ho emblemata addirittura la mia sabina e secondo me è più utile ovviamente usarla questa col costume rispetto a quella senza costume non solo per il danno tessera veramente elevato ma per il fatto che ti, danno, ti dà questa opzione in più che può essere sfruttata a vostro vantaggio in attacco in una maniera esagerata cioè bloccare tutti i nemici o dalle nuove magie benefiche E tanta roba lo potete sfruttare a meglio e comunque per me rimane un eroe da alzare senza pensarci su andiamo sui gialli allora utao questo è l'eroe col costume questo è l'eroe senza, senza il costume ma col costume maxato col bonus costume attivo ha purtroppo, ancora poco danno tessera. Col costume è veramente bassissimo. Ha una buona difesa. Anche se quel costume diventa un'ottima difesa. E ha buona salute, 1200. 1300, una buona salute, il suo costume lo rende un pelino in più eh, appetibile. Perché questo? La differenza tra, il cost... tra senza costume e il costume qual è? È che senza costume infligge 210% di danno a tutti i nemici e tutti i nemici ricevono meno 40% di precisione, come ben sapete. Mentre invece il costume che cosa fa? Infligge 160% di danno ai nemici, quindi come vedete la differenza è veramente abissale di danno, perché purtroppo non solo il danno, la percentuale, ma anche il danno tessera, l'attacco è abbassato, quindi di conseguenza fa molto meno male rispetto a quello senza costume però tutti i nemici ricevono meno 30% di precisione quindi praticamente lo stesso da 40 scende a 30 ed in più tutti i nemici subiscono una riduzione del meno 50% alle cure ricevute per 4 turni quindi diciamo che è un eroe che oltre ad attaccare ad abbassare la precisione al nemico gli abbassa anche la cura che riceve nei 4 turni successivi che può ricevere nei 4 turni successivi quindi diciamo che la sua speciale è un po' più estesa. Potrebbe rendere un po' di più. Però purtroppo ragazzi il danno tessera è basso. La lentezza è rimasta, è rimasta lenta. E il danno, tessera, il danno della speciale. Che secondo me la dovevano lasciare così come stava. L'hanno anche quella abbassata. Lo rendono un eroe che comunque rimane ai margini. Nonostante non ci siano tanti 4 stelle gialli super fighi. Però secondo me Utao rimane ancora ai margini e per me rimane ancora un eroe da non alzare nonostante il costume l'abbia migliorato non so però, devo andare di qua mentre l'altro giallo eccolo qua ciao questo è l'eroe col costume e questo è l'eroe senza costume col bonus costume attivo anche lui nel, ca come nel caso di Utao gli hanno aumentato un pelo le statistiche. Però non hanno aumentato la parte necessaria secondo me per questo eroe, ossia l'attacco. Ha poco danno d'essere, per i miei gusti, considerate tutti gli altri gialli che ci sono a disposizione. Ha ah, un'ottima difesa, sia col costume che senza costume. è un'ottima difesa. E una buona salute, lo stesso, sia, sia col costume, sia senza costume. La differenza qual è? È che. Senza costume infligge 315% di danni al bersaglio e riduce il mana del 25%. Mentre col costume infligge i danni al bersaglio, però di 275%, l'evocatore ruba il mana generato dal bersaglio nel corso di 4 turni, iniziando da poco e aumentando ogni turno finché non l'ho rubato tutto. È praticamente come Onatel nei vecchi eroi. Questo per fare un confronto: in pratica, cosa fa? Ruba il mana che l'eroe colpito. Uh, genera nel tempo all'inizio parte da un 25% poi diventa 50% poi diventa 75% al quarto turno, l'ultimo turno ruba il 100% del mana rigenerato, non il mana che ho, ma quello che si rigenera. Per me come eroe di base il problema principale non erano nemmeno tanto le statistiche, ma proprio il fatto che se uno va a vedere questa carta e vede che questo eroe fa un rapido che fa 315% di danno al bersaglio, dice: Cazzo, questo è un cecchino pauroso. Rapido. Invece, a conti fatti, quando si va a provare questo eroe, si va a testare questo eroe, tutto questo vantaggio non si vede. Da cosa è dovuto? È dovuto dal fatto che l'attacco di questo eroe non è il massimo non essendo già quello il massimo e eh, ok il 315% può essere una percentuale elevata ma normalmente per un cecchino è un pelo in più che si dovrebbe essere un po' l'aumento d'attacco, un po' l'aumento della speciale, della percentuale speciale avrebbe, avrebbe fatto in modo che Chao fosse un eroe decente. Mentre invece questo non lo penalizza, l'ha sempre penalizzato Ora col costume hanno aumentato un pelo il danno, il, le varie statistiche, però questo attacco qui che sta sul costume qua non gliel'hanno portato, assolutamente. Secondo me era da aumentare un bel po' il danno tessera di questo quest eroe senza costume, più che altro, perché di qua si è sì aumentato il danno tessera, però l'abbiamo abbassato. I danni del bersaglio ed inoltre la differenza è che qua ti riduce il 25% di mana appena ti colpisco, mentre invece qua lo rubo la rigenerazione di mana. Quindi, secondo me, è una cosa in meno rispetto all'eroe di base, l'eroe senza costume, diciamo così, perché va a rubare il mana generato invece di toglierlo. Per me, già di base, era un eroe da non alzare col costume è migliorato perché gli eroi comunque migliorano col costume col bonus costume più che col, col costume però ne, rimane un eroe da non alzare per me l'ultimo wukong partiamo dal presupposto che per me wukong è il miglior eroe 4 stelle ma per distacco rispetto a tutti gli altri non c'è nessun eroe paragonabile a Wukong tra i 4 stelle. Infatti per me tutte le volte che qualcuno mi ha chiesto chi alzare e tra questi che aveva da alzare c'era Wukong, io gli ho sempre fatto preferire assolutamente Wukong. Perché per me è il migliore eroe 4 stelle ma per distacco rispetto agli altri. Quindi tutte le cose che sono state aggiunte a Wukong nella fattispecie il bonus costume che l'ha aumentato un po' è tutto un di più assolutamente un di più col costume cosa succede? succede che perde il suo vantaggio perde assolutamente il suo vantaggio qual era il suo vantaggio di Wukong? se nel caso in cui ci fosse qualcuno che non lo sapesse lui aveva un super potenziatore d'attacco che cosa fa? aumenta del 185% l'attacco di tutti gli alleati però che ovviamente se fosse solo l'aumento d'attacco al 185% sarebbe troppo forte, ha dei malus. E questo malus qual è? Il 32% di precisione in meno, quindi vuol dire che ehm, una volta su tre manca il bersaglio, statisticamente ovviamente. Però quel 185% di attacco sopperisce assolutamente alle sue mancanze. È un eroe ovviamente che va utilizzato soprattutto in attacco, in difesa non serve praticamente a nulla, ma in attacco e soprattutto al titano è devastante e va alzato senza pensarci sopra nemmeno un secondo. Viene sostituito più avanti con altri eroi 5 stelle di eventi che magari sono un pelino migliori come, stati come statistiche di base e come danno che fanno, però se volete fare i punti, veramente i punti al titano, va giocato d'azzardo ossia con wukong senza pensarci su è un eroe che attualmente cioè, ma penso anche in futuro non ci sia nessuno che possa superare o, o, o nemmeno guagliare quello che può, che può fare wukong mentre col costume hanno pensato bene ovviamente di renderlo inutile ossia che gli hanno fatto hanno sempre lasciato il fatto che c'è un malus che, ossia che l'evocatore riceve il meno 20%, 20 di difesa per tre turni, un po' come i conigli praticamente, sia auto abbassa da solo la difesa, però a differenza del Wukong eh, senza, senza costume, attacca e infligge il, 200%, il 210% di danni a tutti i nemici, che potrebbe essere utile come eroe, ma lo... Mette alla pari di altri eroi Cioè nel senso che Invece di alzare mi Potrei alzare qualcun altro Se dovessi pensare solo a Wukong o al costume Per me il, il costume di Wukong Va alzato solo ed esclusivamente Per aumentare queste statistiche Sull'eroe di base Punto Poi per carità Un eroe del genere Magari lo posso, posso pensare Che è un po' più utile Da mettere in difesa Invece di metterlo senza costume Lo metto col costume Ma sono forzature Per me Vukong comunque da alzare, punto. Poi sfruttare o non sfruttare il costume è tutto un, un altro discorso. Per me va alzato sia Wukong immediatamente, sia il costume se lo avete, immediatamente. Senza Wukong non finivo un evento. Wukong è indispensabile al titano principalmente e poi nei ehm, negli eventi in attacco è comunque utilissimo. Comunque utilissimo. Fino a un certo livello però ovviamente perché per esempio io al mio livello Wukong io non lo utilizzo più. Per il semplice fatto che ho Gazella e quindi sfrutto ovviamente Gazella che mi dà più sicurezza in uh, alcune circostanze. Però io Wukong quando me lo porto, me lo porto soprattutto per il danno tessera. E qua gli hanno aumentato anche il danno tessera e quindi di conseguenza diventa già comunque più appetibile. Considerato che non ci stanno tanti gialli 4 stelle che hanno un ottimo danno tessera lui comunque lo porto esclusivamente per il danno test. tessere magari non lancio la speciale perché non mi interessa in quel momento però è anche vero che in alcune circostanze Wukong magari stai perdendo un raid ehm, sei, sei messo veramente male come ultima spiaggia come ultima ehm, scelta magari lanciare Wukong vi fa aumentare il danno delle tessere quindi conseguenza magari se avete un buon numero di tessere riuscite pure a ribaltare il ride. È uno dei pochi eroi che possono fare questo, Wukong, al di là de del, del fare danno al titano. Dovevano dare il meno 185% di attacco agli avversari. Sì, mh, ma onestamente il costume di Wukong non è che puoi pretendere chissà cosa, perché se già senza costume è un eroe che tu alzi a priori il costume secondo me è semplicemente un di più per aumentare l'eroe di base perché se metti anche un costume che serve a qualcosa gli dai troppa, troppa scelta poi posso scegliere sia col costume sia senza costume invece secondo me in questo caso loro hanno pensato bene di mettere un costume che serve a poco perché tanto alla fine Wukong comunque l'avrebbero alzato se si, si, si alza comunque per avere il bonus in più semplicemente ovviamente mi parlo che finisce 20. Con... Sì, no, ma vabbè, vi parlo in generale comunque. Non solo che Wukong è, è un eroe. Ripeto, è uno dei pochi eroi. Soprattutto quattro stelle che ti possono cambiare il raid. Un raid che tu stai perdendo. Un combattimento che stai perdendo. Una sfida che stai perdendo. Lui te la può stravolgere e fartela vincere. Così. Beh, guarda, sono che l'hanno fatta a specchio. Anche con la classe giusta. Sì, 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 ma quello ci stanno alcuni eroi che. Andavano migliorati, ossia che magari il doppio utilizzo di quell'eroe andava a migliorare l'eroe stesso, magari Sonia eh, contro a chi ha eh, un contrattacco mi porto Sonia. Eh, senza costume. Mentre contro chi ha qualcuno che lancia i malus a me uno scavafosso, una vela, magari mi porto Sonia col costume. E quindi la rendo utile in, sotto due aspetti e di conseguenza la rendo più utile come eroe. Ma ci sono eroi che sono talmente più forti, diciamo così, già senza costume, che mettere l'alternativa a Wukong sarebbe stato troppo, secondo me, sarebbe stato un po' esagerato. Anche perché migliorare ancora Wukong non era facile. Dovevano mettere come tutti gli altri, come i super normali, che... Invece di aumentare 185% e avere il meno 32% di, eh, di mancati di precisione, dovevo avere magari il 100% di attacco e basta, come un po' tutti gli altri. Solo così lo potevi migliorare Wukong, ma a quel punto non avrebbe avuto senso perché già te lo alzi normalmente. Poi gli dai anche l'alternativa, che quando hai bisogno di fare una cosa lo usi in quel modo, quando hai bisogno di fare altro lo usi in altro modo, mi sembra un po' troppo, troppo esagerato secondo me. Ci deve essere equilibrio nelle cose allora andiamo ai blu grimm grimm già è un altro eroe di quelli che difficilmente poteva essere migliorato però col costume l'hanno diven fatto diventare ancora più devastante per me Hanno tentato principalmente di aumentare anche un po' la difesa perché è l'unica parte debole, diciamo di Grim sia con sia senza il costume. Gli hanno aumentato un po' la difesa, però non ci sono riusciti molto. Perché si sono incentrati molto di più sull'attacco e sulla salute, che già era abbastanza alto, l'hanno potenziato un po' di più. Come vedete. La differenza qual è? A parte il danno a tessera da 751 passa a 716, aumenta un po' di difesa come vi dicevo e aumenta un po' anche la salute del costume, ma la differenza sta tutto nel costume, cioè nella speciale. Eh, quello base infligge 295% di danni al bersaglio e danni minori ai nemici come ben sapete, è una abbattito di difesa quindi meno 34% ai, due, ai tre che colpisce. Mentre invece col costume come diventa? Il danno rimane praticamente lo stesso. 2,95 e 2,95. Però l'eroe, gli elettrici e i vicini ricevono il più 50% d'attacco. Come hanno fatto per Ulmer e Valen per i 3 stelle, hanno fatto identicamente per, il, per Grimm. Almeno per Grimm. Ossia che l'abbattitore di difesa diventa un potenziatore di attacco col costume. E questa cosa qui per Grimm come... Dicevo che non hanno fatto per Wukong ma l'hanno fatta per Grimm Questo mette Grimm ancora più in risalto Se già prima era un eroe da alzare perché un abbattitore di difesa con tanto danno tessera Non è facile da vedere Lui è, lo era In più che hanno fatto gli hanno dato la possibilità di diventare un potenziatore d'attacco in, in un colore in cui ci stanno una caterva di abbattitori di difesa vi faccio un esempio, io uso insieme sia i Sarnia che Grimm, li uso perché sia i Sarnia che Grimm hanno tanto danno tessera e di conseguenza li porto anche per quello. Ma la cosa fondamentale qual è? Che sono entrambi a batteria di difesa, quindi io devo fare attenzione nel momento in cui uso Grimm di usarlo prima di Sarnia perché altrimenti Grim sovrascrive la speciale di Sarnia da meno 44% di Sarnia mi trovo il meno 34% di, di, di Grim okay? mentre col costume cosa succede? io appena beccherò Grim col costume inizierò a usare Grim solo col costume perché questo? non avrò più la preoccupazione di lanciare o non lanciare Grim prima o dopo i Sarnia ma in più cosa fa? Mi darà una cosa in più, ossia il, il potenziamento d'attacco ai, ai tre eroi, lui e i due vicini. Quindi magari lo metto pure a fianco di, uh, di Sarnia, in modo tale che potenzio i Sarnia nel momento in cui parte, potenzio lui, potenzio le tessere, potenzio praticamente tutto e non perdo l'abbattimento di difesa perché tanto i Sarnia c'è con l'abbattimento di difesa. Quindi mi danno una doppia possibilità su Grimm, un eroe che già normalmente era da alzare, con una doppia possibilità diventa ancora di più da alzare. Perché ok, si sì, perde un po' di danno tessera, per carità, da 751 a 716 è tanta roba. Però io con un più, un più 50% di attacco, per 6 turni poi parliamo, non è che 1, 2, 3 turni, siamo di 6 turni, quindi dura un bel po' il potenziamento. Se ho un'altra un batteria di difesa, io preferisco usarlo col costume. Senza tanto... tanti complessi. Quindi Grim, ragazzi, è da alzare senza nemmeno pensarci. Con o senza il costume, quello, vabbè. Però, avete la scelta, avete l'alternativa in questo modo. Andiamo avanti. Un altro eroe che qualcuno qua dentro preferisce e colen da così eroe senza costume è diventato così eroe col costume ovviamente questo im, ha le, il bonus costume attivo ha ah, finalmente un pelo in più di danno tessera ed è finalmente un pelino più utile rispetto a quanto era normalmente perché, oltre all'ottimo danno tessera, che a questo punto ha un ottimo danno tessera, rimane con poca difesa, sia con che senza il costume. E ha un'ottima saluta quindi, di conseguenza, è un eroe che è già, si è messo in pari, diciamo, con gli altri senza tanti, tanti problemi. L'unica sua pecca rimane il fatto di essere lento perché è un lento che infligge 180% di danni a, a tutti i nemici, che non è tantissimo, però ora con il danno ad essere elevato già ha più influenza questo 180%, diciamo così, di danno, e in più i, tutti i nemici colpiti ricevono il 348%, eh, cioè, 348 di danni da Ostione nell'arco di 6 turni. Mentre invece col costume cosa succede? È che questo attacco da 180% passa a 240%, e dai 348 di danni in 6 turni passano a 204 in 3 tu turni. Quindi fa più danno sia col, con, il, con la speciale quando colpisce, sia con il danno nel tempo, cioè nel senso che il tempo è minore, però il danno è maggiore turno per turno. Quindi di conseguenza è un eroe che probabilmente, sicuramente, quasi tutti utilizzeranno solo col costume perché è un eroe che col costume viene migliorato rispetto a non... gli hanno abbassato un po' la difesa, difesa, salute, cioè difesa più che altro, però gli hanno aumentato un bel po' l'attacco, quindi di conseguenza non solo fa più danno, ma ha anche l'attacco di più, quindi già fa più danno già di base. È un eroe che va utilizzato prevalentemente in attacco, come è sempre stato uh, Colen, a differenza di prima che... Per me non era da alzare. Ora col costume diventa da alzare con riserva. Perché dipende sempre da altri, quali altri eroi avete. Perché secondo me ci sono dei rossi che comunque sono um, superiori a, a lui. Grande Di, Ma, Di Marco. Grandissimo. Ce l'ho a fantacalcio ragazzi. È sempre sto so a fantacalcio. Queste partite strane... Però non lo vedo il gol, hanno annullato già il gol. Bastardi. Vabbè, poi vediamo. Allora, andiamo avanti. Colen, come ho detto, è da alzare ma con riserva. Che dipende sempre dagli altri eroi che ci avete. Un altro eroe rosso, 4 stelle, che hanno aumentato, che hanno fatto il costume. Gormac vediamo se lo troviamo, dove sta Gormac? Vabbè, facciamo Kelile tanto dobbiamo fare Kelile Allora, Gellyle ha un buon danno tessera, questo è con, eh. questo è col, senza costume e questo è col costume. Come vedete, gli hanno aumentato il danno tessera. Hanno abbassato un po' la salute E la, la difesa E la salute è rimasta praticamente la stessa col costume Allora andiamo a vedere Ha un buon danno tessera Perché 708 e 746 è un buon danno tessera Ha una buona difesa Perché da 720 e 690 ha una buona difesa E però il problema principale È la poca salute Per, per essere un eroe 4 stelle E certo sì Un rapido che infligge 320% di danni al bersaglio e il bersaglio subisce 378% danni di danni da ostrizione all'arco di turni è praticamente la stessa, ehm, ti dà la stessa idea, la stessa sensazione di ciao per i gialli. Cioè è un eroe che, vedendo così come sta, dice, cioè, beh, un eroe che effettivamente fa il suo, cioè potrebbe far male, ma in realtà quando lo affronti sia in difesa eh, o quando lo usi in attacco... Non ti dà quella sensazione, cioè sembra che non faccia assolutamente niente di particolare, nessun danno. Ed è, ed è lo stesso motivo di Chao che secondo me l'hanno aumentata un po'. Però non a sufficienza. Secondo me, un eroe che comunque. Um, non è il massimo. Col costume, invece, come diventa? Ed è un eroe che. Uh, tutti, un rapido che attacca tutti. E subiscono 304 di danno da ostrizione nell'arco di due turni. Praticamente è un rapido che attacca tutti, un po' come Jean-François, però ovviamente senza tutte le altre speciali di Jean-François, ossia che attacca, non fa danno, però lo fa nei, nel tour, nei turni, e fa a più di 150 di danno per turno, che è tanta roba, tanta roba. Però il problema qual è? È che dura, come ho detto all'inizio, pochissimo, cioè veramente poco dura come resistenza e questo problema qua rimane anche col costume mentre senza costume il problema principale più che il fatto che non resiste perché comunque dovrebbe resistere un po' di più senza costume è il fatto proprio che quando parte non è che faccio tutti i danni quindi rimane un eroe da non alzare perché ci sono altri eroi migliori tra i 5 stelle, eh, scusate tra i 4 stelle rossi Partiamo col boom. Prima di, di Gormec, arriviamo a Scarlet. Perché il boom? Ragazzi, perché per me Scarlet è il miglior rosso 4 stelle, ma per distacco. Per distacco. E quindi immaginate il 4 stelle rosso migliore col costume che migliora già l'eroe di base, diventa praticamente devastante. E infatti, andiamo a vedere l'eroe di base col bonus del costume. Come potete ben notare. 805 di danno tessera, che è veramente impressionante per un 4 stelle. Ha poca difesa perché ci mancherebbe altro che avesse anche tanta difesa e tanta salute. Ha poca difesa e poca salute. Ma un rapido che attacca, ripeto sempre detto così, un rapido che attacca 3 avversari e di cui questi 3 gli abbassa anche l'attacco per 6 turni. C'è poco da dire un eroe da alzare senza nemmeno pensarci sopra con queste statistiche un danno tessera così pauroso per un eroe 4 stelle ma non ci pensate nemmeno a non alzarlo col costume c'è un cambio nel costume ossia che da 215% di danno passa a 185% di danni al bersaglio abbassandosi un po' anche il danno tessera un bel po' si abbassa il danno tessera però che succede? Che il bersaglio nemici vicino ricevono 138 danni da veleno nell'arco di tre turni. Quindi lei avvelena e oltre questo l'eroe e gli alleati vicino ricevono il più 30% di attacco. Quindi ok che lo perde di danno tessera lei, però se parte la speciale anche i due vicini ne, ne approfittano e avranno un potenziamento. Quindi è un altro di quei eroi che potrebbe essere utilizzato con entrambi. Cioè magari... Una volta mi interessa quello senza costume perché ho bisogno di danno tessera immediato, mentre invece altre volte posso anche fare a meno di tanto danno tessera ma avere la possibilità di aumentare l'attacco a lei e ai suoi vicini. Un potenziatore potrebbe diventare tranquillamente. La pecca qual è? È che per potenziare l'eroe deve essere vivo, mentre invece il danno tessera rimane anche quando uno è morto. Solo quella è l'unica pecca. Dato che è un eroe abbastanza leggero, eh, anche se con, eh, gli, hanno, gli hanno aumentato un po' la difesa e un pelino la salute col costume, non è un eroe che resiste tanto. Quindi è da valutare sempre i pro e i contro dell'eroe. Ma per me è un eroe da alzare senza pensarci su, ragazzi, alzare e usare, soprattutto. L'ultimo eroe. 4 Stelle rosso e Gormac. Gormac, come ben sapete, è un batterone di difesa ed era l'unico batterio di difesa normale rosso prima dell'avvento di Wilbur. Una volta che è uscito Wilbur. Che eh, c'è la possibilità di avere Wilbur. Gormac è il di difesa in panchina che hanno praticamente tutti. Questo perché? Perché la differenza tra Wilbur e Gormek è notevole, cioè uh, il meno 34% contro il meno 44% più l'aumento della, della um, uh, la condivisione dei danni e l'aumento della difesa, ragazzi il paragone non c'è, Wilbur è superiore a Gormek. E quindi di conseguenza questo eroe viene quasi sempre messo in panchina dalla maggior parte. Andiamo a vedere un po' cosa è successo con i valori. I valori sono rimasti comunque attacco basso, difesa bassa, mostruosa la salute. 1573, 1511. Col costume sono andati un po' a toccare gli altri due parametri, ossia attacco e difesa. Sono aumentato un pelino l'attacco, un pelino la difesa rispetto al costume, cioè a quello senza costume. Però la differenza è minima, veramente minima. Che cosa fa la sua speciale però? Prima cosa, distrugge i servitori di tutti i nemici. Seconda cosa, infligge 180% di danni a tutti i nemici. E tutti gli alleati recuperano 80, 80 HP per ogni servitore distrutto. È praticamente l'alter ego di Gobbler. Un Gobbler rosso praticamente. Purtroppo, che cosa è successo? È successo che l'unica cosa che dovevano fare, alzargli un po' l'attacco per renderlo un pelino più appetibile, loro non l'hanno fatto. Hanno lasciato comunque un attacco relativamente basso, una difesa relativamente bassa, e hanno continuato ad aumentare la salute, che avere un eroe che ha 1500 di salute, non so che senso possa avere se ha una difesa da 500, eh, 600 in questo caso, eh, non lo so perché una, è una salute che hanno anche i 5 stelle per carità cioè veramente tantissima salute però se non è protetto da un'adeguata un difesa e eh, non mi dai un po' di attacco per renderlo un attimino più appetibile per chi come me gioca col danno a tessera rimane comunque un eroe tra virgolette mediocre il con l'avvento del costume cosa è successo? è successo che oltre ad essere una batteria di difesa ora diventa anche un um, manipolatore, va? si può chiamare di uh, servitori. Quindi uh, quelle guerre uh, con il servitore che hanno che hanno introdotto con, uh, con, i, eh, con uh, come si chiamano? Non mi ricordo il nome, con i teschi gli zombie e i servitori zombie. Ora questo eroe ha senso utilizzarlo in quelle guerre, magari, perché gli distrugge tutti i servitori, dato che gioca con i servitori ha più senso soprattutto quando ci sono anche nemici che hanno tanti servitori tutto ha un senso sostanzialmente e potrebbe essere utilizzato in un altro modo in un altro contesto e avere le sue chance tra virgolette di essere utilizzato però per me ragazzi rimane comunque da utilizzare soprattutto come batterlo di difesa e va utilizzato purtroppo in attesa o in assenza di Wilbur perché una volta che avete, che avete Wilbur, 90% dei casi si utilizza Wilbur e non più Gormac. Quindi è da alzare con riserva perché purtroppo ci sono altri eroi che sono migliori di lui. Però se non avete quei determinati eroi, Gormac va alzato. Tutto chiaro? Finora ragazzi, tutto chiaro? Se avete domande, perplessità, chiedete. Allora partiamo subito col boom. Partiamo dai 5 stelle. Appena pescare il costume di Grim, ottimo! Per me Grimm Grim è ottimo, ragazzi! È davvero ottimo! Grim col costume ed è emblemato a dovere può, può diventare veramente 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 forte utile. E può essere utilizzato in svariati modi, come ho già detto. Allora, partiamo da Kagan. Kagan questo è col costume e Kagan normale senza costume, col bonus attivo. Come vedete le statistiche sono un po' aumentate, un bel po'. Anche perché Kagan, ragazzi. Normale, lo diceva già il nome. Che faceva Kagan, e quindi lo dovevano migliorare. Buon danno tessera 745 761. Buon danno tessera 691 674. Una buona difesa 1529. Addirittura 1603 1603 di salute è un'ottima salute. L'eroe normale, ovviamente entrambi sono lenti, l'eroe normale infligge 360% di danni al bersaglio e nemici vicino, l'eroe e gli alleati vicini ricevono il più 24% di rigenerazione mana per 5 turni, l'eroe e gli alleati vicini ricevono il più 63% di difesa per 5 turni. La speciale è rimasta la stessa. Col costume cosa succede? Che invece di attaccare 3 attacca uno solo. 1 solo. Quell'uno cioè subisce 500... 514% di, di danno al bersaglio, che è veramente, veramente, veramente tanta roba. Veramente, tanta roba. Anche per un 5 stelle. Tutti gli alleati ricevono più 12% di rigenerazione mana, più, tutti gli alleati ricevono più 46%, 46 di difesa per 5 turni. allora L'eroe è prettamente difensivo. E secondo me col costume è nettamente meglio rispetto senza il costume. È stato migliorato ed è stato migliorato veramente tanto come eroe? Veramente tanto. Però il problema qual è? È che partiva veramente troppo in basso, ragazzi. Partiva veramente che non serviva assolutamente a nulla o l'hanno reso un po' appetibile. Perché un eroe, anche se lento, che infligge 514% di danni a un bersaglio, è veramente tanta roba, anche considerando che parte da 761% di danno a tessera, non è poco. In più tutti gli alleatri ci hanno più 12% di generazione mana, che sembra poco, più 12%, ma è veramente tanta roba per tutti, tutti. E tutti gli alleatri ci hanno più 46% di difesa per 5 turni. Vuol dire che se lui parte in difesa, soprattutto perciò lo vedo molto più difensivo, uh, attacca il bersaglio, N non lo uccide praticamente sempre, però quasi sempre lo uccide a quello che colpisce, in più i suoi alleati velocizzano la rigenerazione di mana e aumentano la difesa del 46%, tutti, quindi diventano praticamente molto molto più resistenti e molto molto più complicati da buttare giù. Il problema allora qual è? L'essere lento. Per far partire un lento, ragazzi, ce ne vuole di tempo, ce ne vuole. Può dar fastidio, per carità, può dar assolutamente fastidio ora come ora. Però è pur sempre un eroe lento ed è pur sempre un eroe che non è assolutamente il massimo, o meglio, ce ne stanno di altri migliori in qualunque posizione, sia in attacco che in difesa. Quindi per me rimane un eroe da non alzare. Però è migliorato veramente tanto. Bastava un pelo in più uno scatto in più che sarebbe stata la velocità di mana da lento dovrebbe diventare medio se un medio così come sta diventa veramente un ottimo eroe a quel punto ma solo a quel punto ciao marco stiamo parlando proprio di Kagan cioè parliamo di Kagan e arriva marco te l'ho preferito <ride> allora andiamo avanti Uh, secondo eroe sempre, rimaniamo sempre tra i rossi no, forse l'avevo visto prima no, vabbè di tutti praticamente siamo, siamo iniziatori 5 stelle Sì, eccola qua allora partiamo si sì, Davo interessante è come Bjorn però ci sono eroi migliori comunque tra i gialli da alzare però è come Bjorn tra i per i, per i viola eh, interessanti precedenti così al volo eh, che mi vengono in mente sono sono Dawa. Sono Ulmer, ovviamente. Che già era interessante di suo, Nashgar. Che è diventato devastante, Sabina. Che non te lo dico proprio, uh, Grim. Che ora è anche un potenziatore oltre che un battitore di difesa. Poi Scarlet. Che <ride> già di suo era, era così. Questi sono più o meno quelli migliori tra i 3 e i 4 stelle. 5 stelle abbiamo parlato di Kagan. Che secondo me è migliorato tantissimo, però. Non è assolutamente il, il massimo, cioè ci sono eroi migliori comunque, eh, quindi per me non è da alzare. Partiamo con Margiana. Margiana, ragazzi, è inutile andare a vedere com'era prima, perché secondo me non era manco il massimo prima. Col costume diventa un attimino un abbattitore di difesa elementale rapido. Quindi, niente più da dire, ragazzi, appena beccate Margiana col costume da alzare, punto. Nient'altro. Inutile ragionare sul resto, si fa danno, non fa danno, eh, ma ragazzi, il bersaglio è nemici vicini, quindi non solo quelli che cioè da singolo cecchino diventa anche un rapido che attacca a 3. Quei tre che attacca, ok. Che magari non li butta giù. Quasi sicuramente non li butta giù. però meno 54% di difesa da fuoco per tre turni. Quindi gli abbassa la difesa contro gli eroi rossi. E in più, tutti i nemici ghiaccio ricevono anche il meno 34% di attacco del turno in, in, in più, giusto perché mancava qualcosa. hanno messo anche questo. Ragazzi, è un eroe che va alzato e vanno fatte le chiamate. Vi dico anche che vanno fatte le chiamate proprio per beccare Margiana. Non pensateci nemmeno un secondo di non avere Margiana, perché un abbattitore elementale, come sapete, è devastante di suo. Eh, L'unico altro abbattitore elementale rosso è Falco, che è medio, mentre lei è rapido, oltre ad essere un 5 Stelle, ha delle statistiche paurose rispetto a, rispetto a Falco. Quindi, c'è poco da dire. Va, vanno fatte chiamate, va, vanno, va assolutamente alzata, immediatamente. Allora, Grim base e costumato nello stesso team di possono funzionare secondo me? Sì sì sì, possono funzionare tranquillamente. Se non hai altra battita di difesa possono funzionare tranquillamente. Anzi, è la miglior cosa, magari metti anche vicino. No, mi sono perso Obakan. Obacan. Obacan. Sotto l'unico viola, 5 stelle, eccolo qua, l'hanno aggiunto. Questo è col costume, questo è senza costume. Ovviamente l'eroe col costume col bonus attivo. Ragazzi, 800 di danno ad Danno ad essere veramente elevato, 800 e 775 comunque è un danno ad essere veramente, veramente ottimo. Buona difesa, 669 712. Eh, una buona difesa, un'ottima salute perché superiamo già i 1400. Per essere un rapido, è veramente tanta roba. Il problema, qual è? Che la sua speciale, 260% di danni eh, al bersaglio nemici vicino. È un rapido che attacca 3, però non ti dà quella sensazione che sia effettivamente utile. Cioè, la sua speciale non. Uh, non ti fa male gli hanno aumentato però un po il danno tessera magari la speciale potrebbe essere un po più consistente però secondo me non è proprio l'ideale in più si fa il contrattacco ma se lo fa solo a se stesso quindi di conseguenza l'eroe non è che è migliorato sotto l'aspetto della speciale è migliorato soprattutto per il danno tessera e per le anche le altre statistiche, ma soprattutto per il danno tessera, che da 760 che era è passato a 800, quindi è veramente tanta roba. Mentre col costume, che cosa succede? Succede che ha un po' di meno di, di danno tessera, un po' di un più di salute e difesa, no, meno salute, soprattutto salute, cioè soprattutto difesa in più. Infligge 182% di danno ma a tutti i nemici, quindi un rapido che attacca tutti i nemici e tutti gli alleati hanno sì il contrattacco, ma solo dell'85%. Diciamo che ehm, secondo me la sua speciale a questo punto forse è più utile col costume perché un rapido che attacca tutti potrebbe condizionare un po' le sorti di, di un raid a, a vostro favore. È anche vero che il contrattacco che fa non è più del 115% che faceva di qua ma dell'85% ma comunque è fastidioso, serve a poco però è comunque una cosa in più fastidiosa perché non c'avete l'eroe che magari colpi, che potete colpire nonostante ci sia il contrattacco attivo per un rapido che fa questo secondo me è veramente tanta roba ma per me rimane comunque un eroe da alzare con riserva perché ci sono secondo me tanti altri viola che sono sicuramente superiore e su 3 cambia parecchio Non, non ho capito. Su tre cosa. Sono perso qualcosa. Sì, no, il contrattacco fatto su tutti è un po' più fastidioso. Perché, comunque, non c'è quel, quella, quella via di fuga. Diciamo così, che puoi sfruttare gli altri due liberi. Eh, però, per un rapido, il bello è quello che è. Un rapido che fa il contrattacco a tutti: oltre che a, a, a attaccare tutti. Quindi, non è che dici basta 3-4 tessere eh, buttate a vuoto. Così, lui parte. Ah, scusami. Scusami. No, 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 sì, hai ragione, solo ai vicini. Sì, 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 sì. sì scusami, scusami ho, ho ragionato io sempre sul fatto della, della, di attaccare tutti i nemici e su tre ah, ok, ora, ora capisco anche la tua cosa uh, sì, sui tre che attaccano cioè sui, sui, su, su lui e i suoi vicini sarebbe stato molto più utile con il uh, contrattacco. a tutti però secondo me comunque rimaneva un eroe e rimane ovviamente un eroe che non ti dà quella sensazione di essere eh, Utile alla causa cioè sia quando lo affronti sia quando lo usi Sembra quasi sempre che gli manca gli manca qualcosa gli manca quella piccola un po come ciao Che, che con I quattro stelle giusto per dire ciao e, Manca quella cosa col costume secondo me l'hanno migliorato un po' l'hanno migliorato un po' eh, perché il fatto di attaccare tutti per un rapido è, veramente, è sempre tanta roba perché comunque ti dà comunque fastidio e si sì, perde il fatto che cioè migliora perché invece di un attacco da solo lo ha, tre, lo ha a lui e ai suoi vicini quindi è già comunque una cosa in più però il fatto che sia sì, solo dell'85% non è il massimo, poi a me il contrattacco in generale non è che mi piaccia molto, quindi per questo molto spesso li tendo a sottovalutare, però onestamente guardando bene questa carta non, non, è, non è malvagio perché ripeto il danno test 800 e 775 cambia poco, però uno può sfruttare sia uno che l'altro, magari in attacco mi posso portare pure l'800, quello senza... senza costume, è lo sfrutto, considerato che tra i viola non ce ne sono tantissimi che hanno tanto danno dessere è che siano rapidi perché c'è anche da sottolineare il fatto che è rapido. Infatti, spesso a qualcuno l'ho anche consigliato anche in passato di alzare Obacan proprio per velocizzare la sua speciale la sua, la sua squadra. Il problema è che quando parte è inconsistente. Quello è sempre stato il problema. Magari con un più un danno d'essere un po' più elevato, perché comunque parliamo di 40-50 di danno in più perché era 760 se non mi sbaglio il suo danno tessera arrivare a 800 è, è già un, uno step in più con il 260% di danno magari fa un po' più di danno però onestamente ancora non l'ho affrontato così, quindi non, non vi so dire se mi fa tanta differenza però avrei preferito per esempio quell'800 di danno tessera averlo col costume perché è eh sì un po' in meno, cioè poco in meno però è sempre quel poco in meno che potrebbe fare la differenza Che mi avrebbe fatto usare sempre quello col costume Comunque rimane un eroe per me da alzare ma con riserva Perché bisogna vedere sempre uno che cosa ha Se ha di meglio effettivamente oppure no Justice Andiamo sui gialli Trovo più spariti scappati, eccola qua. Justice. Questo è l'eroe col costume. E Questo è l'eroe senza, senza il costume. Ma potenziato col bonus. Potenziato, allora già cioè, rimane un eroe con poco danno tessera. Anche se col costume comunque aumenta vistosamente, ha un'ottima difesa. 814 di difesa e 1567 di salute è ottima salute, mentre invece ovviamente qua è abbassato un po' la, la difesa per aumentare l'attacco e hanno abbassato un po' anche la salute, però rimane comunque una buona difesa e un'ottima salute anche col costume. Rimane comunque un eroe lento che senza costume eh, infligge 240% di danni a tutti i nemici e tutti i nemici ricevono meno 40% di precisione mentre invece col costume eh, il danno rimane uguale 240% di danno a tutti i nemici i danni aumentano del 50% per ogni alleato morto e l'eroe riceve il più 24% di rigenerazione umana per tre turni il costume per regola poteva essere un pelino meglio ed è meglio rispetto all'eroe di base per due punti il primo punto è che comunque ha Danno ad essere in più, molto danno ad essere in più, e la speciale è rimasta invariata come danno, quindi fa molto più danno se parte col costume. In più, essendo lento, nella maggior parte dei casi, quando parte, può essere che qualcuno sia morto, quindi in conseguenza i danni vengono ancora di più aumentati. E in più c'è un altro fattore positivo, il più 24% di recinzione di mano vuol dire che dopo la prima volta è un pelino più rapida. Il problema è che essendo lenta... Nei ride non è che parte chissà quante volte, può partire una volta, due, ho esagerato, velocizza la seconda volta, ok, però secondo me uh, non, non cambia effettivamente tantissimo quel più 24% di registrazione mana solo per se stesso. Se fosse stato magari per tutti, allora sarebbe magari diventato un unprino più appetibile. Per me rimane un eroe purtroppo lento, che si fa danno, però è sempre lento, ha poco danno testa, quindi è poco sfruttabile in attacco, è più utilizzabile ovviamente in difesa, ma un eroe lento in difesa non è proprio il massimo, anche se senza costume e col bonus costume veramente diventa un eroe ehm, di alto profilo, solo che ormai i medi sono così. Con questi valori ci sono tanti eroi che sono di velocità mana medio, mentre lei rimane lento e quindi di conseguenza è un gradino sotto per me. Quindi rimane un eroe da non alzare. E passiamo all'altro eroe migliorato tantissimo, ragazzi allora questo è l'eroe di base e questo è l'eroe col costume c'è poco da dire anche qua perché senza costume praticamente era un eroe che serviva ben poco hanno aumentato le statistiche ma in realtà se fosse stato solo così non sarebbe stato un eroe chissà che quindi va utilizzato prevalentemente e soprattutto col costume perché? perché infligge 390% di danni al bersaglio e danni minore ai nemici vicino che tutto sommato non è nemmeno poco per attaccare 3 l'obiettivo e i nemici vicini ricevono meno 54% di difesa da sacro per 4 turni e tutti i nemici di oscurità ricevono meno 34% di attacco per 4 turni è l'alter ego di, di Margiana il costume di Margiana è praticamente lo stesso uh, fa probabilmente più danno rispetto a Margiana come danno in sé però è un abbattitore elementale giallo, qua invece a differenza che Con Falco. che La, la, la differenza tra due abbattitori elementali rossi è estremamente vistosa. Perché per un rapido che è Margiana che attacca 3. Dall'altro lato c'è un medio che si attacca 3, però ha comunque meno danno tessera. E Quindi è estremamente più vantaggioso avere Margiano rispetto a Falco. Mentre qua Leonidas si fa scontrare con sciagallo. Sciagallo è un molto rapido che ha più danno testa di Leonidas, però, la differenza è sempre la stessa. Ossia che um, Sciagallo attacca uno solo, mentre lui ne attacca tre e in più i tre che attacca, cioè in più oltre ad attaccare quei tre, tutti i nemici oscurità ricevono meno 34% di attacco per 4 turni, dato che normalmente un giallo viene utilizzato contro i viola, come il rosso viene utilizzato, cioè il... no, là è l'inverso giustamente, eh, stavo dicendo, eh, dato che in questo caso i, 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 contro il giallo contro i viola, voi ci andate di giallo quindi di conseguenza avete un doppio vantaggio secondo me Leonidas in confronto di, di Sciagallo se la gioca, e se la gioca veramente tanto veramente tanto e sotto certi aspetti soprattutto per il fatto che Leonidas rispetto a Sciagallo dura molto di più, io sarei anche più propenso ad utilizzare Leonidas più che Sciagallo anche perché l'essere molto rapido di Sciagallo ha un senso per carità, è una velocità assurda, ma per esempio col titano normalmente la battitura elementale si, si, si alza con, con le boccette, praticamente, boccette di mano, quindi di conseguenza la velocità ha senso ma fino a un certo punto contro il titano, nei ride sì, ok, però io se dovessi scegliere ora come ora avere uno sciacallo o un leonidas io ci penserei anche ad alzare leonidas, nonostante abbia due sciacalli alzati. Ho capito Marco, sto fatto. Scusa, non c'entra nulla, ma ho appena scoperto un bug fantastico. Che riguarda Grebler, cioè. Però aspetta, ora faccio l'ultimo, così concludiamo un attimo. Uh, manca solo torn. Facciamo un attimo, poi mi spieghi questo fatto. Se lo trovo, torn. Allora Adesso la torna L'ultimo era Eccolo qua Questo è l'eroe col costume E questo è l'eroe senza costume Ovviamente c'ha Ora Almeno Senza costume Rimane comunque un eroe Con un basso danno d'essere. Mentre col costume 726 già diventa un buon danno tessero. 832 di difesa è una ottima difesa. Mentre qua scende a 786 quindi diventa già una buona difesa più o meno. E in entrambi i casi ha un'ottima salute. Come sapete Thorn è un errore medio che infligge 480% di danno al bersaglio e danno minore ai nemici vicino. Mentre col costume cosa è successo? Che eh, attacca un solo avversario. Però gli infligge 540% di danni, l'eroe riceve poi in più più 24% di rigenerazione mana e questo effetto non può essere annullato. Diciamo che la cosa principale che balza l'occhio col costume è che hanno equilibrato un po' come la stragrande maggioranza dei 5 stelle, blu, ossia, l'hanno equilibrati tutti, praticamente. Gli eh, hanno aumentato un po' il danno tessera abbassandogli il, la difesa in modo tale da renderlo che non pecca né in attacco ma non è eccellente poi più né in difesa né in salute praticamente e questo aumento di danno a tessera lo rende un pelino più appetibile anche perché con la sua speciale 540% di danni a un solo nemico con 726 di danno a tessera è differente rispetto a 480 e 669 quindi fa molto più danno però la pecca è che Colpisce uno solo. Per un medio, non è il massimo. È anche vero che gli hanno messo il più 24% di generazione mana. Quindi, dopo la prima volta, è più rapido, ovviamente, a ricaricarsi. Ma rimane un eroe dato che ci stanno tantissimi eroi blu che sono più o meno eh, simili, uguali, che non, non difettono in nulla, e non eccellono allo stesso modo in niente. Secondo me rimane un eroe da utilizzare prevalentemente in difesa E quindi c'è di meglio ragazzi C'è di meglio E il mio consiglio è di non alzare questo eroe Eh diciamo che abbiamo concluso tutti O mi sono dimenticato qualcuno se mi sono dimenticato qualcuno ditemelo, se avete domande, curiosità e quant'altro ditemelo. Che così vi rispondo. Assolutamente. Bo, penso che i costumi. Ho fatto altri video che spiegavo i costumi, quindi è inutile andare a soffermarci sui costumi, come funzionano. Ricapitolando, ragazzi: i migliori eroi secondo me la chiamata dei costumi ora è diventata indispensabile per avere Margiana e, e Leonidas, assolutamente. Quindi io direi conservatele. Le gemme. Sì, sì, già hanno in passato l'ho fatto, sì. Eh, ho, ho perso solo l'ultimo l'ultimo mese. Il mese scorso che non l'ho fatto Quindi sono quelli. Poi magari un giorno. Facciamo una ricap ricapitolazione di tutti gli eroi. Magari. Meno. Ci fermati un po' di meno. Ma, però faccio magari un video, un qualcosa che. Li mette tutti quanti insieme, questa è la prima stagione. In modo tale da avere tutti gli eroi in un unico punto. Solo questo vorrei fare in, in futuro. Però per il resto ne ho parlato di tutti. I costumi sono importantissimi, ragazzi. Alzateli sempre, soprattutto per eroi che, non util che utilizzate, senza ombra di dubbio. Sì, attualmente sì, utilizzerei le gemme per i costumi. Però c'è sempre, sempre un però, ragazzi: c'è sempre un però. Che secondo me i guardiani eh, sono un pelino meglio. Perché? Perché c'è meno, eh, o meglio, meno eroi che si possono beccare sostanzialmente. Quelli evento, parlo ovviamente e ci sono più possibilità cioè, nel senso che falco e sciacallo vi ricordo che sono che sono 4 stelle quindi è molto più semplice averli prima cosa seconda cosa c'è pantera che è l'unica tra l'altro è l'unica battitrice battitrice battitore elementale eh, viola e poi ci sono c'è cioè, comunque gazzella che è un super potenziatore che a me sta facendo veramente la differenza Quindi c'è un pelino più di scelta e un pelino più di vantaggi a farli ancora con i, con i, i guardiani Però se già avete qualcuno di quelli, per esempio c'è scia, eh, Sciacallo che è Falco Io punterei ad avere altro Sì Perché, non c'è la necessità di avere Margiana e Leonidas se avete Falco e Sciagallo, Non so se mi spiego. Quindi, dovreste andare a cercare altri eroi, altri, prima, altre battaglie di difesa per poi ripiegare su questi, nel caso in cui. Perché tanto Margiana e Leonidas saranno sempre qui, non si muoveranno da qui. Ogni mese ci sarà sempre la possibilità di fare la chiamata. Magari aspettate il momento in cui lo mettono, la mettono in evidenza se, o Margiana o Leonidas, così da avere un po' più di probabilità. Per dire. Per esempio, però ehm, io punterei ancora un pelino in più sui, sui guardiani. Soprattutto se non avete ehm, i 2-4 stelle perché è molto più semplice averli lì. Poi, per carità, c'era pure la botta di culo. Eh? Eh, cioè. <ride> Le panterone, la di Mane. Sì, eh, effettivamente, non c'è un altro battitore elementale viola quindi pantera è sempre lì finora almeno quindi è la prima scelta per me anche se sono ormai tre anni che niente zero nemmeno per sbaglio nemmeno per sbaglio Sì, ci stanno già gli eroi della quarta stagione, Marco. Però è inutile parlarne ora. Capito? Cioè ne possiamo anche discutere. Vi posso pure far vedere più o meno come sono, ma già li cambieranno perché stanno facendo tut tutto talmente veloce. Che eroi che normalmente prima li provavano due o tre volte nella beta, non li provano più due o tre volte. Non hanno il tempo per farlo. <ride> e quindi quando escono gli eroi. All'ultimo momento li cambiano Senza, senza preavviso senza, senza senso, e poi tutte corse non le capisco. Non, non so perché mo di fretta, ma non lo so se parto nel mese prossimo. Non credo, non credo che già parti nel mese prossimo. Anche perché incastrare anche la quarta stagione eh, non, è, non è proprio facilissimo eh. Non è assolutamente facilissimo, però vado a vedere un attimo, vediamo un po' che ci dicono. Non ho controllato la quarta stagione in realtà. Vediamo, vediamo, vediamo. Perché ora è partito... Il Valhalla Forever, incastrare una quarta stagione nel, nel mese non è semplicissimo, eh, perché comunque i 3-4 giorni di Valhalla ci devono essere, i 3-4 giorni di Atlantide ci devono essere, e devono trovare altri 3-4 giorni per poter inserire una quarta stagione, a meno che non tolgono una delle due. Ma sì, ma stanno, stanno facendo veramente le corse, secondo me, stanno facendo veramente le corse. Non, non ha senso, non, non si prendono il tempo, vanno tutto di fretta. Eh vabbè, ma tu si accorci che cazzo fai, fai eh, 48 veramente, cioè due giorni a stento per fare quello. E poi li dovresti mettere una appresso all'altro. Eh, l'alternativa c'è, cioè, questa l'alternativa, si alterneranno come fanno con la taverna e, e i ninja, potrebbero fare così. L'unica soluzione. Però veramente di corsa, tutte queste cose messe insieme, eh, con calma, cioè, non lo so. Fate un gioco lentissimo, cioè che è lentissimo, e poi all'improvviso, boom, buttate dentro tutte queste novità, tutte queste cose. Capite, andate di fretta, però... Eh sì, vabbè, <ride> se fa un mese sì, un mese no, a questo punto meglio 48 ore, <ride> 48 ogni mese. Sì, ma spendi sempre fino a un certo punto, perché io sono convinto di una cosa: che se uno vuole spendere, spende comunque, se uno non vuole spendere, non spende lo stesso, puoi fare tutte le implementazioni che vuoi, puoi fare tutte le offerte che vuoi. Ma alla fine tu ti dedichi solo ad acquistare quello che ti interessa. Non puoi metterti qua e acquisti tutto, a meno che non c'è qualche problema, eh, quella è, è, è un altro discorso. Ma se non hai problemi, se non hai motivazione per farlo, io aspetto l'evento che mi serve e la vado a fare le chiamate. La vado a comprare l'offerta, tanto già lo so, le offerte stanno lì. Quindi aspetto e compro. Quindi per me mettere tanta roba fino a un certo punto comunque le prime mi ha risuscitato gli eroi che erano stati risuscitati con la speciale di maghi guarda che marco sta cosa sta cosa eh, non ci ho fatto proprio caso caso ma mi sa che mi è successa pure a me peccato non aver fatto il video per, per uh, verificare ora non ho i tornei cioè non c'ho i gli attacchi nel torneo mi è successo anche a me cioè nel senso che la, con grevle attivo e poi è partito maghi quelli che sono morti sono risuscitati sì per la speciale di maghi ma sono risuscitati come eroi originali Ma secondo me è un bug del torneo, guarda. Perché sennò è impossibile. Cioè, se c'è questo bug è per il torneo solo. Sì, 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 sì. A me sono risuscitati direttamente come eroi base, non come camaleonti. Perché normalmente devono rinascere come camaleonte. Mentre invece però c'è da dire la, la, la verità che io l'ho notato co, con Maggi. Cioè Maggi era morto e quando è risuscitato, è risuscitato Maggi, che era sempre un camaleonte, però cioè, aveva l'abilità la, eh, di, di lanciare la sua speciale. A me erano nati come camaleonti e poi si sono trasformati. No, non è successo così. A me non è successo così. quella volta, però domani faccio tutti i video e ci riprovo perché eh, non ha senso perché se la fai nella, secondo me è, è, è un, o un bug del torneo o, o c'era qualcosa che non, non era chiaro ah scusami Marv non ho letto la domanda, rinnovo la domanda se John costume è un eroe rispetto agli altri 5S allora, John col costume andiamo oh, a cercare che okay, io non ce l'ho il costume di John Gianno, col costume diventa un eroe veramente 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 assurdo perché tu devi considerare che tra i gialli 5 stelle non c'è assolutamente, ci sono pochi che sono di un, di un danno destro elevato. Lui già è rapido, già ha una speciale altissima in più con il costume, che da cioè, anche senza costume arriva già a 786 di danno destra, ma col costume. Quel 20% in più di danni è ok che abbassa la precisione, ma quel 20% in più di danno è tanta roba secondo me, partendo da un danno adesso 782. Secondo me ce ne sono pochi da alzare prima di John. Dipende da chi sai. Anche io provo a tenere di nuovo nel torneo, a me fa schifo uguale. John. Ma John è da usare in attacco più che in difesa ovviamente È normale che se tu lo vuoi far resistere un'eternità John non resiste Anche se col costume Con il bonus costume Comunque aumenta un bel po' <ride> Sì no è un, un ottimo eroe Aspetta un attimo Voglio fare una cosa Anto, Mi potete vedere pure voi Vediamo un po' Sì, sì, ma ripeto, è proprio per quello, Marco, proprio per quello che non ci sanno eroi 5 stelle esagerati. Quindi un John col costume che ha un danno d'essere veramente elevato rispetto ad altri eroi che purtroppo già lì non è che ce ne siano tantissimi con danno d'essere elevato, lo fa a diventare un eroe importante. Sì, sì, ma tu devi puntare su quello, Marfo. Cioè, almeno io punterei su quello senza ombra di dubbio. Perché andiamo a vedere un po' tutti gli eroi alla fine. Ci sta. Bye, 7 6, perché intorno ai 740, 750 quasi tutti, 731, 727, 751 Gazzella. Ah, mi ricordo che più o meno erano questi. Uh, 600, 700, 769. 767, ora tasso col. Uh... Col costume 743 786 Musashi. Che tra Musashi e John, io preferisco John a quel punto Norn, per esempio. Quella Norn che c'hai pure tu, Marco. Cioè, a me non mi ha fatto assolutamente nessun. Non mi ha creato nessun fastidio quando l'ho sfidata. Per dirti, ha un buon danno tessera. Per carità. Però è medio. Cioè, a questo punto è medio. John. Odino. Allora, a me Odino. Mi sta dando un fastidio enorme nei raid. Ma nei raid ma Mi sta dando veramente un fastidio enorme Quando lo becco contro Ancora non ho capito bene come affrontarlo Tu per esempio prendi Poseidone 7 a 45 Cioè che pure magari fa Vedi 450 fa anche meno Di danno rispetto a John Ok che ti blocca e quant'altro Però John potenzialmente Col costume ha pochi rivali Cioè Sif ma non attacca Come danno adesso te la puoi giocare Ureo è medio quindi meglio sempre lui rapido A me il posizione dà più fastidio di giorno quando lo, lo affronti in difesa Ma per, eh, normalmente né il positore né John andrebbero messi in difesa però c'è anche da dire lo puoi utilizzare ma sono entrambi forzati perché comunque non, non resistono tanto. Comunque la loro speciale becca un solo uh, avversario, che okay? cioè ti becca uno solo dei tuoi. Ok, che gli alleati tutti gli alleati ricevono resistono ai nuovi effetti. Ok, che tutti gli alleati resistono ai nuovi effetti e impediscono l'utilizzo delle abilità speciali. Bla bla bla. Ma alla fine sono cose che puoi togliere e che non influiscono uh, sull'utilizzo delle tue speciali non è che ti crea così tanto fastidio rispetto a John anzi c'è da dire che John se ti colpisce non te lo ammazza cosa comunque fattibile anche se non succede sempre te lo acceca Conodino gioca di gialli sì 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 ma no, infatti quella è l'idea di base il problema è che non sempre puoi giocare di gialli e poi un'altra cosa che ho notato è che sia... Lo stesso funziona anche per frigge, eh, ragazzi. Cioè, Odin e Fridge sono praticamente la stessa cosa quando li affronti. Il problema qual è? È che tu puoi togliere tutte le tessere gialle che vuoi. Le puoi togliere. Ma nel momento in cui tu togli delle tessere per lanciarle addosso a Odino o addosso a chiunque altro, usciranno altre tessere sotto. Quelle tessere voi non sapete se sono gialle o meno. E di conseguenza Se siete sfortunati Vi beccate anche le tessere gialle Quindi anche se tu le hai tolte Comunque ti ritrovi tre tessere sotto Ah ecco vedi Garl Lo stavamo dicendo sopra Quindi funziona Cioè proprio quello è il problema Cioè Anche a te è capitato addirittura contro Ok C'era anche Grevle Dentro quella squadra Garl Che tu ti ricordi Nell'ultima vendita c'era qualcuno che arrivava a 800, non mi ricordo chi fosse, ma di chi stai parlando? Pippi, di chi stai parlando? Di, di John? O di qualche uh, altro giallo che arriva a 800? Perché c'è Inari, per esempio, che arriva a 821 di danno tessera Dove sta? Eccolo qua, 813, scusami, no, 820. E allora è Maggi il problema. È Maggi il problema, allora. Vediamo un po' se qualcuno ne parla qua. Vediamo, vediamo, vediamo. Ah, oh, volevo dire un attimo sta... Uh, season 4. La Season 4... Sto testando una nuova appena uscita una, una, la beta in uh, l'11 febbraio è uscita la beta nella beta la versione 36.1 però non si parla ancora di, di quando posso uscire vediamo però si sì, dice prima ah, perché dice tra il primo e il secondo trimestre quindi sì potrebbe essere il mese prossimo potrebbe essere proprio fra tre mesi quindi diciamo per metà anno quasi sicuramente esce la stagione 4 No, inari la utilizzerei solo in attacco io. Solo in attacco. Purtroppo la schivata ha sì senso: per carità. però, giochi troppo d'azzardo in difesa. Tanto ti può schivare, tanto non ti può schivare. Se non ti, cioè, se non ti schiva, non serve a niente. È un eroe, poi, tra l'altro, ha come vedi: poca difesa, poca salute. È un eroe da sfruttare gli 813 cacciati di danno tessero. E ti ripeto che tra gialli non ce ne stanno tantissimi che hanno danno tessero elevato, di 800. È da alzare assolutamente, da utilizzare in attacco solo ed esclusivamente per il danno tessero. E sfruttare al massimo tutto il suo potenziale. No, tra i cattivi non c'era nessun giallo. Erano tutti viola e blu. E c'era qualche verde forse dentro. Cioè, c'era la verde finale e basta, mi pare. E qualche rosso. No, erano tutti, tutti rossi e viola forse. E c'era un blu, un paio di blu e un, e un verde. Il fatto di Maghi non lo so, uh, Allora abbiamo visto questo, quindi sì. Allora, la stagione 4 qua dice tra il primo e il secondo trimestre, quindi dal me mese prossimo o due mesi, no? Oh, secondo me, aprile, marzo-aprile, potrebbe uscire. Mentre voglio vedere un attimo sto fatto, se qualcuno si lamenta del torneo. No, Maggi, io comunque Maggi l'ho usato veramente tanto, l'ho sempre usato tanto, ma fino ad ora non mi era mai capitato questo, eh, fino a questo torneo qua. Non vorrei che, che il bug sia con l'aumento d'attacco con le magie benefiche. Non ci ho mai fatto caso. Oh, hanno cambiato loro qualcosa. Ci sono... vediamo, 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 vediamo allora, doveva stare qua no eccolo qua, vediamo un po' se qualcuno si lamenta i cattivi sono satanici si sì, i gatti sono tutti blu, cioè tutti viola e, e rossi. Da che mondo è il mondo? No, qua non, non si lamenta nessuno Ma non se sono accorti manco loro O vanno finta di non essersi accorti Domani provo pure il registro pure io i raid Tutti i ride. tanto alla fine la maggior parte Capita sempre con maghi Anche perché la... la il fatto di resuscitare, eh, se Maggie eh, funzionasse un po' come Mamma Natale, con un nome Emidal, eh, Maggi sarebbe troppo forte. No, nessuno si lamenta qua, di Maggie, quindi si deve un attimo controllare meglio domani. Cioè domani non ho i raid purtroppo io, in questo momento. Va bene ragazzi, diciamo che concludiamo, se non c'avete domande concludiamo la, la diretta, la prossima diretta però non so quando farla, quindi vediamo sicuramente domenica, sicuro, eh, però ne vorrei fare un'altra intrasettimanale, un non so, giovedì, venerdì, vediamo un attimo vedere un po' il calendario perché dovrebbe uscire proprio qualche altra cosa a breve, o mi sbaglio io. Vediamo un po', vediamo un po'. La chiamata di cosa? Che chiamata devo fare? Io che c'ho, che chiamata c'è da fare? Ah, questa qua dita. Ok. Che mi sono uscito a merda. Quindi vediamo. Uh, boom. Viola Tyrum, grandissimo. Ma tanto qua, dopo aver preso Miki. Solo, solo merda mi può dare. Ma. Cioè, per mesi e mesi da solo merda. Uh, volevo vedere un attimo il calendario. Eccolo qua. Allora domenica non so se la farò di sera. Dubito. Mi piace più la domenica mattina se la devo fare. Perché in modo tale che posso. Che potete poi ascoltare tutto il giorno praticamente per modificare le difese. Sì, perché c'è la Ninja Tower. Cioè... Ok, finisco il costume. Inizia la Ninja Tower. Ok, la torre ninja. Eh, vediamo un po' se, se faccio una, una diretta durante la torre ninja. Ma sempre venerdì, venerdì nel caso in cui. No, non, non l'ho nemmeno. Sono iniziato. Eh, Miki, ma non posso andare veloce purtroppo per Maxarlo. Perché sennò poi finisco gli eroi. Cioè, finisco. No, una volta che ho alzato Miki, ha finito. Cioè. Quindi me la prendo comunque con calma. No, devo finire prima a Bold. sto finendo prima a Bold. Ho visto tutte le truppe, speriamo bene. Onestamente, buh, le truppe ninja hanno un senso per carità, però io attualmente preferisco ancora quelle mani. Le, le trovo molto più interessanti, oh. Prima l'ho fatto una chiamata truppa, vero? Sì, è uscito un 3 stelle di cacca di cacca. Va bene, ragazzi. Rimaniamo che eh, domenica. Sicuramente la diretta con il prossimo torneo ride, sicuro. E poi non so se venerdì se farò la diretta oppure no. Comunque, vi tengo aggiornati, ma ci penso un po' se riesco a incastrarmi. E vi tengo aggiornati comunque sul canale telegram seguite il canale telegram che sta qua l'ultimo è il canale telegram dove metto le news sostanzialmente di imparare un puzzle e... e poi niente ragazzi ci aggiorniamo e vi faccio sapere nel caso in cui Rimaniamo per domenica va bene? Vi ringrazio per l'attenzione. Vi ringrazio per avermi seguito. Eh, sarebbe da parlare <ride> dei modelli ride. Il problema è che eh, ne possiamo parlare quanto ne, quanto ne vuoi. Il discorso è che si dovrebbero testare più che parlarne. Um, perché secondo me l'ho detto all'inizio di questa diretta uh, secondo me è un, una, una cosa fighissima che, che aumenta um, uh, la longevità del gioco per non farlo diventare monotono soltanto che ci sono degli, inco degli inconvenienti che um, non sono il massimo però ripeto ho fatto pochi ride Affrontando questi, quindi non ho ancora visto con precisione effettivamente i vantaggi che ci possono essere in un modo o nell'altro Comunque sì, potrebbe essere un'idea parlarne in settimana magari, dopo aver fatto una decina, quindicina, ventina di ride Comunque, ragazzi ci aggiorniamo, vi ringrazio ancora per, per avermi seguito Buonanotte a tutti